Ciao a tutti amici, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di un materiale che ha rivoluzionato la pesca del bass. A mio parere il primo è stato il fluorocarbon. Come sapete io sono innamorato del fluorocarbon e su questo canale ne abbiamo già parlato e abbiamo già fatto un video dedicato al fluorocarbon spiegando pregi e difetti e come aiutarci a farlo durare più a lungo. Oggi parliamo del tungsteno, un materiale che ha letteralmente rivoluzionato la pesca al bass e in questo video andiamo a vedere il perché. Perché sono innamorato del tungsteno tanto come il fluorocarbon? È molto semplice. Il tungsteno ha dei pregi veramente incredibili. Per prima cosa è molto duro, molto più duro del piombo, quindi è automatico che trasmetta più vibrazioni. Cose che a me personalmente in acqua servono tantissimo. Mi servono per sentire meglio il fondo, quindi incagliarmi anche molto meno e sentire molto bene la differenza fra le cover e fra l'attacco del bass. Il piombo purtroppo è morbido, quindi è molto sordo, difficilmente riusciamo a sentire l'attacco del bass e riusciamo difficilmente a differenziare le due cose, se ci stiamo incagliando oppure se è una mangiata. Col tungsteno invece questa cosa è molto nitida e molto netta. È un materiale estremamente duro, molto più duro del piombo, quindi è ovvio che quando lo andiamo a montare nel nostro setup, magari abbinato con il fluorocarbon, ecco che abbiamo una sensibilità incredibile che ci arriva direttamente nelle nostre mani e riusciamo a catturare più pesci e con più facilità. Secondo motivo, non potete sbagliare. Questo è un piombo da mezz'oncia in piombo, appunto. Questo è un piombo da mezz'oncia in tungsteno. Come vedete, c'è una differenza abissale. Una dimensione completamente differente. Il tungsteno a parità di peso è molto ma molto più piccolo, quindi questo ci permette di intanto penetrare molto meglio all'interno delle cover perché la nostra rappresentazione è molto più compatta e poi ci serve perché diamo una naturalezza completamente differente alle nostre esche, perché se noi abbiamo un gambero magari da 3,5 pollici, non tanto grande, e lo andiamo a montare con questa zavorra in piombo diventerà tutto molto poco naturale. Quindi ci sarà un'esca piccola con una zavorra molto grande, invece in tungsteno sarà tutto bilanciato e tutto molto più naturale. Ovviamente il tungsteno, una volta che è entrato nel mondo del bass fishing, ha praticamente preso piede ovunque. Ha preso piede non solo nelle zavorre, ma anche nei jig, anche negli spinnerbait e in tanti materiali, tipo anche gli insert da inserire all'interno appunto della gomma. Quindi è un materiale che praticamente è arrivato ovunque. Ha un difetto, che è quello di essere un po' costoso. Ovviamente costa di più del piombo, ma anche molti più pregi. Quindi molti pescatori credo che siano un po' spaventati dall'acquisto del tungsteno per il prezzo, ma vi garantisco che quando poi siete in acqua è un altro pianeta. E come capita anche con il filo, visto che tante volte io vi dico usate dei fili buoni, usate dei fili costosi tra virgolette, perché li cambiate meno, durano di più e non si rompono quando avete un pesce attaccato. Per quanto riguarda il tungsteno è la stessa identica cosa. Se noi andiamo a utilizzare un piombo in tungsteno è vero che costa di più, ma sentendo molto meglio tutte le cover e sentendo molto meglio la differenza appunto fra un pesce e un albero, fra un pesce e un sasso, noi non andiamo a incagliarci, ci incagliamo molto meno, quindi ne perdiamo di meno
E la nostra pescata, oltre a catturare più pesci, riusciamo anche a risparmiare qualche soldino. Visto che sono un grandissimo amante del tungsteno, ho deciso di provare a venire incontro a molti pescatori italiani che magari sono ancora un po' restii a cominciare a utilizzare il tungsteno. Quindi, insieme a Tsunami e a Sporzile, ho deciso di collaborare una serie di piombi in tungsteno, appunto di zavorre in tungsteno, appunto marchiata Tsunami con il logo del Quinta, dove cerchiamo di avvicinare tutti voi che siete un po' restii magari a provare a utilizzare il tungsteno. La scelta delle gramature l'ho fatta io, ce n'è per tutti i gusti e abbiamo scelto di utilizzare due tipologie di forme. La prima è il flipping weight, come vedete questa più panciuta, più rotonda, è una tipologia di piombi perfetta appunto per la tecnica del flipping, per andare a lanciare la nostra esca all'interno delle cover più fitte in assoluto. La seconda invece si chiama worm weight, perfetto per pescare all'interno delle cover non tanto fitte, ma anche per la pesca esterna e per riuscire a fare quelle tecniche di pesca tipo il worm, oppure per dragare letteralmente un piccolo gamberetto al di fuori delle cover e anche utilizzare le creature che ormai sono sempre più popolari in Italia. La forma del worm weight, come vedete, è differente, è un pochino più stretta e allungata, appunto per riuscire a dragare meglio il fondo e incagliarsi un po' meno. Bene, spero di avervi fatto venire voglia di provare il tungsteno, vedrete che vi troverete benissimo, riuscirete a catturare più pesci, a incagliarvi molto meno e a divertirvi molto di più. Come sempre, al prossimo video e in bocca al basso!